Nuova stella Michelin. Sì. Anzi, pioggia di stelle, Michelin in regione Piemonte, non so se le faccia piacere o meno. Certo che fa piacere, quando si muove qualcosa è sempre piacevole. Ecco, quindi i come Zappatori. Trattoria Zappatori, sì. Che è un cognome? Cos'è? No, assolutamente, è una... Praticamente è una... A livello di esercito una volta esisteva, oltre gli alpini, oltre la cavalleria e tutto quanto, c'era il genio Zappatori, che erano le persone che si occupavano di costruire fortificazioni e trincee. È un cognome, comunque. Eugenio Zappatori, ha detto. Genio. Zappatori. Ah, genio Zappatori, genio Zappatori, come se fossero alpini. E diciamo, genio Zappatori. Certo, che si occupavano di appunto scavare trincee e di costruire fortificazioni ed è diciamo un reggimento dell'esercito. E Pinerolo, essendo sempre stata una cittadina basata sulle caserne, perché se si chiede in giro la maggior parte delle persone hanno un parente che ha fatto il militare a Pinerolo, il ristorante ha preso nome da questa cosa. Ah, quindi da quanto tempo? Quindi Zappatori? 1890. Ah, quindi la sua famiglia gestisce? 1973. Ah, beh. Sì, no. Sono... Quasi... Secolo scorso, ma non... Sì, quasi, diciamo che sono praticamente quasi 50 anni che la famiglia è proprietaria dei Zappatori. Quindi complimenti a questa stella che è arrivata dopo parecchi anni di attività, di ecco, perché insomma si è parlato sempre di, no, di stella, poi è arrivata, ecco, finalmente, però era un po' di tempo che c'era del movimento, effettivamente sono la cucina del nostro carissimo chef. Sì. È interessante, noi tra l'altro qui non siamo da Zappatori, Zappatori, siamo in galleria. Ecco, a Pinerolo è un altro contesto, però è vero che si assomigliano comunque, ecco, Pinerolo, Torino, comunque ci sono delle cose in comune. Sì, assolutamente, poi soprattutto quello che c'è in comune qua è la parte tradizionale, quindi la parte tradizionale che è presente in trattoria Zappatori a Pinerolo è quella che abbiamo riportato qua in Galleria Umberto I a Torino in questa nuova apertura, perché è venuta comunque quest'anno nel mese di gennaio, e questa realtà mista tra Marocco e Piemonte, e che fa appunto onore al mercato di Porta Palazzo, che è il mercato coperto, scusate, il mercato scoperto più grande d'Europa, e che ricorda un po' i grandi mercati all'aperto marocchini o i souk marocchini. E quindi abbiamo deciso di partire con questo progetto di cucina piemontese affiancata a cucina marocchina, così per aiutare anche l'integrazione dal punto di vista con la cucina, perché la cucina a volte non sfama solo, ma aiuta anche a integrare i popoli che a volte sono troppo distanti. Ecco, quindi lo posso chiamare ristorante? Questo è, diciamo, una realtà diversa, perché ha una valenza più trasversale, è un bistrò, è un ristorante, ci si può fermare per un tè. Ci sono eventi culturali, presentazioni di libri, quindi è un taglio più trasversale rispetto al classico ristorante o al classico bistrò, un po' più completa come cosa. Quindi qualche piatto arriva direttamente da Pinerolo, la sua carta? La parte piemontese è uguale a quella che io ho in questo momento a Pinerolo. E sono quindi i piatti? Ma in questo momento stiamo, chiaramente, carne cruda, vitello tonnato, i plin, quelli ci sono sempre, abbiamo fatto una piccola deriva sul pesce, avendo il mercato qua vicino, essendo comunque periodo estivo, e quindi... Diciamo che questo è il menu che abbiamo un po' mutuato da Pinerolo. E poi leggevo il suo menu a Pinerolo, sì. È diviso in due parti, quindi a sinistra abbiamo questi piatti storici, certo. Alcuni arrivano anche qua, e poi c'è questa astronave, questa navicella. La parte di gastronavicella, ecco, sì. che scende sott'acqua praticamente. Per forza, d'estate andiamo a pescare sotto, e d'inverno andiamo più in collina, più sui monti, ma sì, sul periodo estivo, un po' anche per un ricambio mentale nostro, per avere nuove materie su cui poterci approcciare, ed è bello seguire la stagione, no? Quindi ci approcciamo anche al pesce, che è una cosa un po' nuova, ma oramai lo facciamo da circa 3 anni. Quindi cos'è? Pesce di acqua salata, pesce d'acqua dolce, crostacei, molluschi, tutto quello che ci può interessare o che ci emoziona in quel momento, noi decidiamo di metterlo in menù e lo lavoriamo. Quindi una proposta lancia Pinerolo, 25 euro, sono due piatti. Due piatti, sì.
qua siamo invece a 15 euro, che diciamo un po' la media della zona è questa, due piatti, 15 euro, dove si può pescare appunto marocchino o piemontese. Quindi tra i suoi piatti che ha portato qua, cosa possiamo citare? Carne cruda, vitello tonnato, il plin. Vi hanno detto invece quelli che sono nati qui, che sono Maghreb, no? Sono marocchini, ma non c'entrano con noi, nel senso che io non mi metto a fare una tradizione che non è mia, nel senso io posso dare il meglio su quello che mi appartiene. C'è una signora marocchina che si occupa della cucina marocchina, perché poi la cucina marocchina viene quasi sempre portata avanti dalle donne marocchine, cosa diversa che succede invece in Italia, dove siamo più maschietti che cucinano rispetto alle donne, e quindi c'è la nostra signora marocchina che si occupa di preparare i suoi piatti tradizionali. Non posso permettermi di scimmiottare o pensare di farmi una tradizione che non mi appartiene, e anche in quello ci siamo uniti, nel senso che abbiamo preso le distanze di due mondi e abbiamo incominciato a convivere e collaborare nella stessa cucina. No, a me viene in mente un film dove c'era una donna che ballava praticamente, mi faceva il couscous, il tipo danza del ventre, un film. Si chiamava couscous, sì, tra l'altro, quindi è uno di questi. Assolutamente sì, proprio piatto, quello. Cioè, sono cose che hanno radici lontanissime, millenarie, non può un giovane ragazzo come me improvvisarsi a far questo. Ci si deve affidare a chi in mezzo a questi profumi e queste movenze ci è cresciuto. Bene, complimenti quindi per questo locale che si chiama? Afa Storie. Che deriva il nome? Afa è il classico bar, cioè classico, lo storico bar di Tangeri picco sul mare, e appunto Afa Caffè, e la deriva un po' più gourmet è questa. C'è anche un po' di Paolo Conte, un po' di atmosfere. Sì, ma questa galleria è davvero molto bella, un angolo un po' così semi sconosciuto di Torino che deve rivalutarsi, e noi cerchiamo di dare fare la nostra parte. Ecco, questo è praticamente il locale che in questo momento è aperto, che non è un negozio di lampadari. No, assolutamente. Anche se i lampadari sono molto belli, mi sembra. Ecco, sì, quindi sì, chi si è affidato per questo arredo? All'architetto che ha creato il marchio AFA, e che è Milly Paglieri, che mi affianca in questa avventura. Ah, ecco, quindi è il primo, diciamo, di una serie, potrebbe essere. Sì, diciamo che l'idea è replicabile. Bisogna trovare delle location molto interessanti come queste, che siano connesse al contesto di partenza. Quindi è arrivato alla Stella ed è arrivato anche un nuovo, appunto, sì, locale, quindi lei si muove, sì, diciamo, tra questi due. Questo locale è partito più di 2 anni e mezzo fa. La progettazione, la scelta del luogo e tutto quanto. Poi combinazione ha visto la luce nello stesso periodo in cui poi è arrivata la Stella, pochi mesi dopo. E sembra che sia una cosa nata su quello slancio, invece in realtà era una cosa che è nata molto prima. E sì, mi muovo tra queste due realtà, e diciamo che è anche divertente e non ci si annoia mai. Quindi, tornando alla Stella Michelin, sì, arrivata a Pinerolo, quindi al ristorante che si trova in pieno centro, sì, quindi a Pinerolo, quindi c'è questa formula del pranzo, del lunch, dei due piatti a 25 euro, diciamo, una proposta molto interessante, chiaramente, per iniziare a provare la cucina. Poi è chiaro che è consigliabile un percorso. Ce ne sono altri, ecco, sì, sono percorsi un po' più da 4 piatti, 7 piatti, 9 piatti, cioè si può andare su come meglio si crede. La nostra è una proposta molto trasversale, non vogliamo imporre per forza un percorso più o meno lungo, ma vogliamo che il cliente trovi il suo giusto spazio, e che soprattutto che viva la ristorazione come un momento conviviale con gli amici, non come avvicinarsi a un dogma particolare. Cioè non pensiamo di fare nulla di speciale. Io sono nato in una famiglia di ristoratori che avevano una trattoria, e voglio continuare a ristorare e a rendere felici i miei clienti, quindi per quello che lascio la massima scelta di approccio alla nostra cucina. Quindi trattoria e zappatori. Trattoria zappatori, senza articoli. Ah, ecco, trattoria e zappatori. Quindi, bene, bene, io la ringrazio. Grazie veramente mille. La sua disponibilità. Grazie, e faccio i migliori auguri, soprattutto per queste iniziative che comunque condividono, no? E certo, soprattutto accolgono comunque, certo, altre etniche e altre comunità etniche, quindi complimenti per questo mille impegno. Grazie mille. Insomma, che si è preso proprio in comitanza con la Stella Michelin. Grazie mille.